Chewy Hi 9 Pro è l'ultimo tablet realizzato dalla famosa azienda cinese dal prezzo democratico. Con uno schermo super risoluto e un prezzo stracciato, potrebbe essere il dispositivo perfetto per il gamer che si accontenta. Nonostante il prezzo ridotto, Chewy Hi 9 Pro si presenta come un piccolo tablet dal design quantomeno interessante, totalmente in metallo nero con i pulsanti di accensione del volume in alluminio. Il pulsante di accensione è colorato di rosso, quasi a voler richiamare la natura da gaming del tablet. Misura 217,4x128,9 mm, con uno spessore di soli 7,9 mm, che assieme ai bordi arrotondati aiuta a migliorarne la maneggevolezza. Usare questo tablet con una mano sola è ovviamente impossibile. L'ampio schermo da 8,4 pollici, abbinato ai significativi bordi sopra e sotto, porta l'utente a cambiare l'impugnatura del dispositivo per raggiungere alcuni elementi dell'interfaccia posti in alto. Il peso di 384 grammi è ben uniformato e non rende faticoso l'uso intensivo del tablet. Sul retro del dispositivo, assieme alla fotocamera posteriore con sensore Samsung, sono presenti delle bande che fungono da antenne. Chewy Hi 9 Pro, infatti, è dotato di uno slot per una nano SIM e consente l'utilizzo della rete 4G LTE in mobilità, con un'ottima ricezione. È persino possibile effettuare e ricevere chiamate con questo tablet. Presente anche il Wi-Fi 802.11ac/bgn, mentre il Bluetooth è in versione 4.1. Sulla parte inferiore del retro del tablet è posto lo speaker dalla discreta potenza sonora. Non mancano una porta USB di tipo C per la ricarica e l'OTG e un jack audio da 3,5 mm. Il display da 8,4 pollici è uno dei più grandi aspetti di forza di Chewy Hi 9 Pro. Ha una risoluzione di ben 2560x1600 pixel, che si traducono in una densità di pixel di 352 ppi. È caratterizzato da colori vividi e una luminosità massima sufficiente per consentire la leggibilità delle scritte anche in esterna. Nonostante l'uso della tecnologia IPS, i neri non sono sbiaditi e i colori non virano troppo quando si va ad inclinare il tablet. Il sensore di luminosità ambientale funziona bene e non è troppo pigro. Al minimo cambio di illuminazione regola la luminosità dello schermo adeguatamente. Con i settaggi MiraVision è possibile anche ottimizzare la qualità delle immagini visualizzate sullo schermo in maniera personalizzata. Chewy Hi 9 Pro arriva con Android 8.0 Oreo. Le patch di sicurezza sono purtroppo per il 5 giugno 2018. Al momento non si sa se Chewy abbia intenzione di rilasciare Android 9 Pie per questo tablet. La nota positiva è che, a differenza di quanto si possa pensare di un dispositivo proveniente dalla Cina, Chewy Hi 9 Pro arriva con il Google Play Store e i Play Services installati. Questo significa che avrete accesso all'enorme quantità di applicazioni presenti sullo store virtuale di Google. Android è in versione completamente stock, o quasi. Non sono presenti applicazioni bloatware installate come Facebook o altre. Le uniche personalizzazioni introdotte sono date dall'uso del processore MediaTek. Parliamo di un'applicazione fotocamera dedicata, con un'interfaccia purtroppo non molto moderna, MiraVision per personalizzare la resa dei colori dell'ottimo display e DuraSpeed, di cui vi sconsigliamo l'utilizzo data la già ottima gestione della memoria RAM. Ovviamente abbiamo testato Chewy Hi 9 Pro con il Microsoft Launcher e le tante applicazioni che costituiscono l'ecosistema Microsoft su Android. Abbiamo apprezzato come molte di queste app, come ad esempio Outlook, si adattino correttamente alle grandi dimensioni del display, mostrando molti più contenuti in modalità landscape. A spingere Chewy Hi 9 Pro c'è un System on Chip MediaTek Helio X20. Un chipset realizzato con processo produttivo a 20 nanometri, che include una CPU deca-core con frequenza massima di 2,31 GHz. La GPU ARM è una Mali-T880 MP4, accompagnata da 3 GB di RAM, che consentono, assieme all'ottimizzazione di Android 8, di tenere in memoria anche una decina di app. Anche in modalità split view, con due applicazioni in esecuzione contemporaneamente, non si riscontrano cali prestazionali. La memoria interna è da 32 GB, espandibili con microSD, su cui è possibile anche salvare immagini, video, musica e anche qualche applicazione. Chewy Hi 9 Pro viene presentato all'utente come un tablet per il gaming. Peccato che il tablet non si comporti così bene nella gestione dei giochi come con il resto delle app e dell'esperienza utente. In giochi che richiedono un utilizzo intensivo della GPU, come Asphalt 9, è facile notare cali di frame rate anche con i dettagli grafici impostati sul medio. Giochi più casual, come Traffic Rider invece, riescono a non mettere sotto torchio il tablet, consentendo una giocabilità ottima.
Segnaliamo inoltre che dopo circa 20-25 minuti di gioco si riesce a percepire un leggero aumento del calore proveniente dalla parte posteriore. L'accelerometro funziona correttamente ed è molto responsivo. L'audio proveniente dalla capsula posta sul retro ha un buon volume e una discreta qualità di riproduzione. La batteria integrata da soli 5000 mAh fornisce un'esperienza d'uso mista. Qualche video su YouTube, un uso web molto leggero, 30 minuti di Instagram e Twitter consentiranno di caricare il tablet soltanto di notte o addirittura ogni due giorni. Mettendolo sotto stress con diversi giochi con grafica intensiva, invece, si otterranno all'incirca 3 ore di schermo attivo con una luminosità intorno al 50%. La ricarica completa dallo 0 al 100% avviene in circa 100 minuti, grazie all'alimentatore da 5 W. Le due fotocamere, a 8 megapixel sul retro e da 5 megapixel sulla parte frontale, hanno una qualità nella media dei tablet di questa fascia di prezzo. Le foto sono decenti in presenza di molta luce, ma quando il livello di luminosità ambientale si abbassa, si riesce a notare molto rumore negli scatti. I video possono essere girati in risoluzione massima 1080p a 30 fps, con una qualità discreta e una stabilizzazione soltanto digitale. Nessun problema per le videochiamate su Skype con la fotocamera anteriore. Dall'altra parte vi vedranno nitidamente, anche se il microfono integrato non è a livelli elevati. È inutile, è difficile trovare un posto per i tablet Android in questo momento. Tra gli iPad ormai anche sotto i 350 euro e i 2 in 1 con Windows 10 che hanno sempre più successo, un tablet Android è difficile da vendere. Tuttavia, Chewy Hi 9 Pro ha dalla sua due grandi punti a favore. In primis, anche se Chewy lo definisce tablet da gaming, Hi 9 Pro è un ottimo tablet in generale, con ottime prestazioni per la fruizione di contenuti multimediali, navigazione sul web e del casual gaming senza troppe pretese. E poi c'è la questione prezzo. Come ben sappiamo, Chewy è uno dei produttori che riesce a ridurre al minimo i costi di acquisto, offrendo prodotti ugualmente di qualità, e Hi 9 Pro non è certo da meno. È infatti possibile acquistare Chewy Hi 9 Pro per poco più di 115 euro da Gearbest Italia. Il prezzo praticamente stracciato lo rende un tablet perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo multimediale, magari anche per sostituire uno smartphone. Se siete interessati a Chewy Hi 9 Pro, potete acquistarlo dal link in descrizione a soli 116 euro da Gearbest Italia. Fateci sapere cosa ne pensate di Chewy Hi 9 Pro lasciando un commento qui sotto. Non scordatevi di andare sul blog a leggere la recensione completa per maggiori informazioni e dettagli tecnici. E soprattutto iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. Un saluto a tutti da Filippo per Windows Blog Italia.